siamo Luigi, Riccardo Luigi e Delia Rinaldi. Chi parla? In due. Allora, parlano Alessio Marigi, Riccardo Vilicic e Elia Rinaldi, se c'è, viene su anche lui. Si trova una seggiola che c'è, qui di lato, e almeno. Stanno parlando di archeologi che stanno scavando a Galeata, quindi altra vallata, altra situazione. E Galeata, antica Maevaliola, in realtà sta ancora andando moltissimo con questi scavi, per cui qui, oggi, noi abbiamo un'anteprima. Ci raccontano, ci dicono quelli che sono stati i risultati più recenti delle campagne di scavo. Direi che ci sono sorprese notevoli ed importanti. Si dividono? Sì. Va bene. Cominci? Grazie. Cominci. Grazie. Allora, la villa, sotto la villa, nuovi dati di scavo sull'edificio urbano rustico di età romana nell'area del palazzo di Teodorico, o il palazzo virgolettato, giustamente, di Teodorico a Galeata. Bene, buongiorno a tutti. Noi presentiamo in questa serie i risultati delle campagne di scavo congiunte dell'Università di Bologna e dell'Università di Parma, che si sono avvicendate negli ultimi anni dopo il lunghissimo intervento di scavo nella villa di Teodorico a Galeata, che risale al 1998 e che ha visto una serie di campagne di scavo susseguirsi ininterrottamente in questi anni nell'area famosissima per l'appunto del palazzo di Teodorico a Galeata. E qual è il contesto operativo nel quale ci siamo mossi, qual è l'area archeologica della quale stiamo parlando, di quale diciamo comprensorio anche dal punto di vista insediativo antico parliamo? Siamo in un ambito di straordinaria importanza dal punto di vista territoriale, ovviamente nella Valle del Bidente, quindi in una situazione per certi versi gemella rispetto a quella mercatese, nella quale negli anni 40 è stato messo in luce un complesso, questa è una fotografia di scavo dell'epoca, che originariamente ha visto l'intervento di uno dei più prestigiosi istituti archeologici presenti sul territorio nazionale, cioè l'Istituto Archeologico Germanico, al quale noi dobbiamo far credito della scoperta, per così dire, di un grande complesso monumentale che allora venne identificato come il palazzo, quindi come una residenza a carattere imperiale di alta dignità dal punto di vista dello standard qualitativo, riferita per l'appunto probabilmente a una sorta di proiezione nel territorio di quella che era la Corteria Vennate. Ecco, su questo primissimo intervento, che ha il grande valore dal punto di vista anche simbolico dell'identificazione del sito, si è poi inserita quella che è la lunghissima attività dell'Università di Bologna, governata scientificamente dal collega Vilicic, che poi ve ne parlerà nello specifico, che è riuscita a mettere in luce un grandissimo complesso monumentale, quello che noi attualmente identifichiamo come area archeologica per l'appunto della villa di Teodorico. Il complesso è quello che vedete nella slide, ha una grande dispersione su un pianoro che si colloca a sinistra del corso del Bidente, nella zona comunale dell'attuale Galeata, ed è caratterizzato da una grandissima dispersione a padiglione, la potremmo chiamare in questo modo. Cioè si tratta di un complesso che non è raccolto in un blocco unico dal punto di vista planimetrico, ma che in qualche modo si allarga nel territorio secondo uno schema che è tipico delle ville non solo imperiali, tardo antiche, e del quale abbiamo un esempio nel contesto galeatese. Perché faccio questa lunga premessa? Perché in realtà quello che è molto importante è comprendere che la portata scientifica di un'area archeologica di questo genere è straordinaria. In primis perché si tratta di uno dei pochi scavi estensivi che noi conosciamo nella regione. In seconda battuta perché è un contesto che possiamo incrociare con la macrostoria, nel senso che un'area apparentemente periferica come quella appenninica, in questo caso incrocia le vicende della grande corte teodorica
Luciana Ravennate, quindi riporta al rapporto diretto tra centro e periferia, che è uno dei grandi temi dell'archeologia contemporanea. In terza battuta anche perché siamo davanti a quello che noi archeologi chiamiamo contesto pluristratificato. Che cos'è un contesto pluristratificato? È una realtà nella quale si avvicenda una serie infinita di fasi edilizie che vanno dalla fase preromana fino a quella tardantica e per arrivare al Medioevo, non con una scarsa documentazione archeologica, quindi identificate sulla base di ipotesi non confermate, ma diagnosticate, questo è il termine anche tecnico, in base a una serie di documenti che sono incontrovertibili perché sono quelli restituiti dallo scavo archeologico, che ha un'esperienza scientifica e che attraverso una serie di livelli sigillati permette di caposaldare le fasi della villa di Teodorico a quello che è il suo sviluppo attraverso i secoli. Nella slide avete quella che è la cronotassi complessiva del complesso, che è interessante proprio per la sua articolazione, nel senso che siamo davanti a cinque fasi di grande rilevanza perché vanno dalla fase preromana a quella medievale. Come si sviluppa il contesto? In maniera molto sintetica, perché capite che ognuna di queste fasi richiederebbe una lezione a parte. Abbiamo la prima fase relativa a un insediamento protostorico preromano, che è inquadrabile orientativamente intorno al VI-IV secolo a.C., documentata per lo più attraverso l'indagine stratigrafica per quello che riguarda la villa, ma soprattutto attraverso una serie di rinvenimenti sparsi nel territorio che la letteratura, la bibliografia storica ci restituiscono in maniera abbastanza consistente. Fase per noi importantissima perché questo momento tra VI e IV secolo a.C. è un momento cruciale per la storia del territorio, perché è un momento che riguarda quella fase preromana nella quale le fonti ci parlano di un'occupazione umbra, che spiega anche in maniera molto molto esplicita il motivo per cui noi presentiamo in questa sede questo intervento, nel senso che Umbra era la vallata del Savio secondo le fonti attraverso la presenza di Sarsina, e Umbra è quella del Bidente in questa fase preromana grazie a questa presenza della Mevaniola, Mevania, Gemella e quant'altro del centro maggiore dell'Umbria storica, che giustificherebbe un popolamento di questo genere. Ovviamente ci muoviamo in un contesto criticamente scivoloso perché, e questo è uno dei contributi che il sito offre, in queste fasi noi abbiamo una documentazione che dal punto di vista materiale è diagnostica ma non è determinante, perlomeno non è risolutiva, diciamo così, perché tutti questi materiali sono oggi in corso di revisione da parte di una serie di scuole che se ne stanno occupando, e c'è un'oscillazione, c'è un dibattito critico molto acceso che riguarda l'identificazione della facies, cioè del tipo di occupazione del territorio in rapporto alla presenza materiale, con una serie di ipotesi diverse, delle quali tra l'altro credo che si occuperà anche la Società di Studi Romagnoli, che sta organizzando a questo proposito un intervento in sede di convegno che possa contribuire a chiarire il dibattito. Poi abbiamo, dopo questa prima fase, un secondo momento di età romana repubblicana che si inquadra orientativamente tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo. È un momento, anche questo, non so come dire, nuovo, non tanto dal punto di vista della conoscenza storica che possiamo in qualche modo raccogliere intorno a queste fasi. Sappiamo che è la fase relativa alla romanizzazione, in cui c'è una grande penetrazione da parte dei romani nel nord Italia tra terzo e secondo, che investe la Cisalpina e che quindi riguarda direttamente il nostro contesto. Ma è nuova perché le vallate delle quali ci occupiamo, in primis quella del Bidente, non hanno mai restituito fino ad oggi grande documentazione per quello che riguarda il secondo secolo. Siamo nell'orizzonte di pochissimi frammenti ceramici, ceramica di Alice Nera e quant'altro, che di solito vengono considerati diagnostici per questo periodo, ma che troviamo in dei livelli che non sono molto documentati in bibliografia. Mi spiego meglio, si tratta di una documentazione storica che non è stata supportata spesso dal dato stratigrafico e che quindi noi in qualche modo recuperiamo dal punto di vista della storicizzazione del dato, ma che non siamo in grado di confermare. Su questa fase interverrà poi il collega Vilicic, che dimostrerà quanto invece lo scavo sia stato dirimente e quali straordinari dati abbiamo recuperato proprio per questo contesto. Ecco, c'è poi una terza fase che è quella
in qualche misura più ricca, più prospera, centrale per quello che riguarda l'insediamento romano del territorio, nella quale questa zona vede sorgere quella che noi archeologi chiamiamo una villa urbano-rustica. Una villa urbano-rustica caratterizzata dalla presenza evidentemente di un dominus che la abitava nella sua parte appunto urbana, cioè la componente residenziale della villa, e che aggiungeva alla dotazione residenziale una dotazione produttiva, quindi relativa alla presenza di quello che noi chiamiamo un atelier produttivo, una zona nella quale si intercettavano i beni del territorio che venivano poi rilavorati ed eventualmente esportati, con una lunghissima continuità di vita che va dalla fine del primo secolo avanti Cristo circa agli inizi del quinto secolo dopo Cristo. Quindi una infilata, una filiera di occupazione straordinaria che rende, come dire, merito, che ci chiarisce in maniera incontrovertibile quello che è il peso specifico di questo insediamento già in età romana. Da questo capite perché abbiamo intitolato l'intervento La villa sotto la villa. Noi abbiamo una grande villa teodoriciana, che è quella asservibile all'età di Teodorico, ma abbiamo prima di questo contesto e di questo complesso un insediamento precedente che è di età romana, che è sempre una villa, quindi c'è una continuità dal punto di vista insediativo perché siamo nello stesso sito, ma c'è anche una continuità dal punto di vista tipologico perché ci troviamo in un contesto in cui l'elemento villa, quindi una fisionomia ben precisa, si allunga attraverso i secoli in quella che poi sarà la residenza imperiale vera e propria. Vi mostro, per entrare nel dettaglio dell'attività di scavo, una serie di rinvenimenti che qualificano proprio questo complesso che, dicevo, si caposalda da Augustea per poi attraversare tutti i secoli dell'impero. Abbiamo una serie di fornaci per la produzione di materiale laterizio, materiale probabilmente da costruzione, che veniva realizzato in loco e che dobbiamo immaginare in qualche modo utile per quello che riguarda la costruzione della villa, ma anche forse dedicato a una minima esportazione attraverso quelle che erano le grandi direttrici di traffico della Val Vidente. Ci sono due fornaci in particolare, avete la planimetria a destra e le immagini di scavo invece a sinistra e sopra, incise poi da quella che è una muratura continua appartenente successivamente un magazzino, fornaci che per la loro fisionomia e per il contesto danno la dimensione di quella che doveva essere la portata complessiva della villa. È evidente che da questo punto di vista noi non possiamo non fare riferimento, per avere un'idea più chiara del complesso che i romani dovettero costruire in questo ambito, ai grandi complessi di ville romagnole che conosciamo, prima di tutte quella di Russi, che è l'altro grande scavo estensivo della regione Romagna, uno dei grandi scavi estensivi, che noi conosciamo nello specifico per quello che riguarda l'articolazione planimetrica, avete la mappa a sinistra, e conosciamo anche dal punto di vista di una ipotesi di ricostruzione in 3D, che è quella che vi propongo adesso, in quello che doveva essere originariamente l'alzato. È semplicemente una suggestione, perché ovviamente non c'è una compatibilità planimetrica tra l'esempio galatese e l'esempio invece di Russi, ma ve la propongo per capire qual era lo standard qualitativo di queste installazioni. Osservate anche il mosaico nella parte alta della slide. Si trattava di ville in cui veniva praticata una attività, diciamo, legata all'otium, quindi al riposo, ma veniva soprattutto praticata un'attività produttiva per cui la villa diventava a tutti gli effetti uno strumento di intercettazione dei beni prodotti dal territorio, vino, olio e quant'altro, e di lavorazione di questi beni in delle aree riservate, erano quelle produttive, e poi di come dire, restituzione in rete di tutto questo patrimonio attraverso la filiera stradale che attraversava tutta la regione e che faceva del rapporto villa-territorio una sorta di ecosistema integrato. Questo è il termine che noi abitualmente utilizziamo per introdurre questi temi. Bene, c'è anche un altro tema che si può richiamare da questo punto di vista e che la villa galeatese in qualche modo richiama indirettamente, che è quello della specificità del tutto particolare di questi edifici nel contesto emiliano-romagnolo, quindi nel contesto cispadano. Perché lo dico? Perché questi stralci di attività stratigrafica, quindi di scavo, che sono apparentemente, non so come dire, circoscritti, circostanziati ad un ambito, molto anche
non so come dire, chirurgici dal punto di vista dell'intervento, non devono però ingannare su quella che è la portata scientifica dei dati che vengono acquisiti. Sono dati estremamente rilevanti perché permettono una ricostruzione dell'assetto sociale del territorio, che va ben al di là dello scavo nel suo ambito più limitato, laddove ci permettono di identificare in queste ville un tipo molto particolare di insediamento che fa riferimento a una comunità organizzata per piccoli lotti di terreno, quindi ad una comunità che ha una proprietà fondiaria piuttosto modesta, anche se ben distribuita nel territorio, in possesso di proprietari che governano una quantità non amplissima di terreno e in una situazione di fortissima contrapposizione ai grandi modelli latifondistici delle ville romane che noi conosciamo altrove, per esempio quella di Sette Finestre che avete riprodotta nella slide, che è invece l'esatto contrario, cioè una villa latifondistica. È molto interessante questo fenomeno perché ha uno spaccato anche di economia locale, nel senso che è un tipo di economia, quella che ritracciamo a Gareata e anche altrove, e che poi verrà appunto meglio documentata in sede di scavo, che in qualche modo ben si sposa con l'assetto del territorio, un contesto appenninico, rilevato, senza grandi pianure estese, non centuriato dal punto di vista della distribuzione appunto degli appoderamenti, che risponde a una piccola proprietà. E questo anche il motivo, lo anticipo, per cui scavi di questo genere confermano quello che già si sapeva in parte sull'assetto dell'appoderamento appenninico emiliano-romagnolo, e cioè che si tratta di un appoderamento che in qualche misura supera determinati contesti di crisi che invece investono altre aree, proprio perché fa riferimento ad una proprietà fondiaria che è una proprietà più modesta e quindi indirettamente più facilmente governabile. Bene, vado avanti, arriviamo con questo, per completare quello che è il quadro, diciamo, introduttivo del contesto, a quella che è effettivamente la villa di Teodorico, scavata lunga dal collega Vigic e anche dal collega Rinaldi, e della quale vi mostro una planimetria complessiva recente che vi chiarisce bene qual è il contesto. È una planimetria che è molto interessante anche in termini di introduzione a quello che sarà poi il discorso sulla villa repubblicana, perché in realtà l'ambito geomorfologico nel quale noi ci muoviamo è un ambito che condiziona da una parte le nostre ricerche, quindi rappresenta un limite in termini metodologici, dall'altro condiziona anche quello che è lo sviluppo probabilmente del complesso. Abbiamo in questa zona gli scavi che sono stati condotti nei primi anni 40 e in quest'altra invece il grande complesso che è stato messo in luce dagli scavi dell'Università di Bologna, del quale avete anche un'ipotesi di ricostruzione più in basso, che apparteneva ad un edificio termale rientrante sempre nel Palazzo di Teodorico, tra virgolette, edificio termale che in qualche modo dà la misura di quello che era la straordinaria dotazione artistica e qualitativa del complesso della villa di Teodorico. A sinistra invece, e vedremo che poi tutto questo dà un peso specifico anche negli scavi, abbiamo una zona più depressa, attualmente depressa, interessata dall'attraversamento del torrente Saetta, che probabilmente è collassata nel corso dei secoli e che spiega anche come mai noi siamo in grado di intercettare solo una porzione di quello che era l'originario complesso della villa, che si allargava in un contesto che poi in qualche modo è stato sottratto a quella che è l'indagine archeologica. Sempre brevemente, per lasciare poi più spazio allo scavo, alcuni elementi di quella che era la decorazione musiva della villa, che è ben nota, che è stata già in parte pubblicata, che è stata oggetto di una serie di interventi a stampa, che però va richiamata in questa sede perché è in qualche modo un documento più esplicito del rapporto fortissimo che c'era tra questo contesto galeatese e Ravenna e anche in qualche misura della presenza di Teodorico nella Valle del Vidente. Perché lo dico? Perché la Valle del Vidente non è una valle primaria dal punto di vista dell'insediamento romano, ma è un contesto nel quale, a fronte di scarsi rinvenimenti più sporadici, se si cerca a Bevaniola che ancora non è scavata, c'è però questa grandissima presenza con uno standard qualitativo straordinario che documenta un rapporto diretto tra le maestranze ravennati e quelle per l'appunto galeatesi. Non ci stupisce se pensiamo che gli imperatori si dotavano di
artigiani che rispondevano alla loro committenza e quindi lavoravano nello stesso contesto, spostandosi spesso insieme all'imperatore. Non ci stupisce se anche pensiamo che c'è poi una conferma dal punto di vista dell'archeologia del paesaggio di questo spostamento, nel senso che in Val Vidente si è ambientato il grande acquedotto ripristinato in fase tardo-antica, ma già attivo durante l'età traianea, che in qualche modo è la prova indiretta di una frequentazione profonda della valle, che poi è confermata da mille altri documenti archeologici, e che arriva fino a questi mosaici. Le maestranze sono le stesse presenti a Ravenna. Non solo maestranze musive, quindi non solo un alto standard di decorazione per quello che riguarda la produzione del mosaico, che in fondo è qualcosa di più raffinato rispetto all'impianto.